Sante Pellegrino, CEO santepitrader.com. Buon pomeriggio, Sante, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a te Alexandra, un caro saluto a tutti gli amici trader degli Affonte TV. Innanzitutto vorrei chiederti un parere anche su Wall Street, aperta da circa un'ora e mezzo, un forte rimbalzo rispetto a tutto ciò che è accaduto ieri. Ti sembra che invece questo selling della giornata di ieri è stato un po' esagerato, forse? Ma secondo me, più che esagerato, il selling di ieri è stato sicuramente vittima di quella che è la volatilità che si sta accumulando e che è pronta per esplodere perché abbiamo, come dire, solamente assaggiato quello di cui il mercato sarà capace di fare nei prossimi mesi. Io ho sempre l'idea che quest'anno, almeno nella seconda parte dell'anno, come più volte annunciato, la volatilità ritornerà ad essere protagonista e quindi su questi massimi, all'insegna di quelle che sono le distribuzioni in corso, la volatilità inizia a farsi sentire e appena il mercato ha la possibilità di mettere in azione una distribuzione un po' più forte, si fa sentire la volatilità e quindi questo, tra virgolette, panic selling è un po' indotto da questi ritmi di distribuzione che continuano e aumentano, anzi. Quindi un'accelerazione dovuta proprio a una mancanza di vuoti volumetrici dovuti al fatto che si distribuisce il mercato. Ecco, Santi, invece andiamo a vedere anche la performance dei listini europei che bisogna dire che in questi ultimi istanti recuperano terreno, cosa che ha disturbato durante la seduta odierna, a tuo avviso? Ma più che disturbare il mercato, a parte i primi giorni della settimana dove ha espresso un'unica direzione, che è quella ribassista, ovviamente siamo di fronte al venerdì e quindi ci sono le closing position, quindi tutte le ricoperture per chiudere la settimana senza posizione, perché, ripeto, secondo me in questo momento il mercato è distribuito e quindi c'è più, si fa più fatica a rimanere con le posizioni aperte, soprattutto le posizioni long. Quando i ricavi attesi sono purtroppo in diminuzione, e allora i grandi gestori preferiscono non avere posizioni aperte nel weekend. In particolare la volatilità implicita sulle opzioni rimane abbastanza stabile, orientata sempre verso le put, e per le call va in dissolvenza verso il lato della discesa, quindi secondo me queste sono ricoperture di fine settimana. Poi io sono un rialzista di natura, quindi vorrei essere smentito dal mercato. E tu sei una di quelle persone che ha acquistato TOTS anche in scia delle notizie, che poi abbiamo visto dei rialzi legati a Chiara Ferragni, poi Diego Della Valle ha sottoscritto con Delfin Società interamente detenuta di LVMH un contratto per la vendita di 2.250.000 azioni di TOTS, pari al 6,80% del capitale sociale ad LVMH. Naturalmente LVMH tra l'altro già possiede il 3,2% del capitale di TOTS, quindi si tratta già di una percentuale piuttosto significativa. Secondo te, come mai queste mosse innanzitutto? Allora, io purtroppo non ho comprato il titolo TOTS, anche se c'erano degli ottimi pattern rialzisti sul titolo che davano, come dire, l'opportunità al titolo stesso di essere acquistato, di essere tranquillamente tenuto in portafoglio. Non l'ho acquistato, me ne pento, però sicuramente queste posizioni strategiche da parte di questa holding finanziaria è all'indomani di una trasformazione del gruppo TOTS. Una trasformazione necessaria e è stato lungimirante Della Valle a chiedere consiglio e a far entrare nel consiglio di amministrazione la Ferragni perché ovviamente è la massima esperta di digital e-commerce in quanto al lusso. Quindi una mossa astuta, una mossa intelligente, una mossa che va a confermare quella che è l'esperienza di Ferragni. E quindi una mossa che a me piace, che piace al mercato e che il mercato premia. Quindi un grande applauso, insomma, per la grande operazione, sia nel capitale che poi anche a livello strategico. E pensi la stessa cosa anche per quanto riguarda il VMAS, o lì non hai, come dire, un parere così pronunciato? Beh, sicuramente sì, perché ovviamente la dico all'italiana, piatto ricco, mi ci ficco, quindi è una ghiotta occasione per LVM entrare in questa operazione. Ottimo, intanto volevo far vedere il grafico di LVMH su Euronext Paris. In questo momento cede lo 0,6%, quindi qua invece stiamo notando una performance un po' più diversa. Tra l'altro
Abbiamo visto comunque il comparto del lusso riprendersi nelle ultime settimane. Abbiamo visto anche qualche dato macro di tantissime, scusate, non dato macro, ma conti pubblicati di tantissime aziende che fanno parte naturalmente del gruppo LVMH, che è senza alcun dubbio enorme. Questa settimana, che cosa a tuo avviso è valsa la pena acquistare a Piazza Affari? Te ne sei approfittato del crollo delle banche che abbiamo visto circa 2 giorni fa? Devo esserti sincero, io ho posizioni ribassiste, nel senso che ho sempre i titoli portafoglio, però ho cercato di fare un dead spread, cioè ho acquistato put vendendo call detenendo i titoli in portafoglio. Quindi sono più orientato a ribasso, anche se in questi ultimi giorni, almeno oggi e ieri, sto soffrendo nel senso che la lateralità del mercato non giova al mio portafoglio, però resto purtroppo su questa posizione orientata più verso il ribasso, ma perché almeno in Italia siamo entrati nel vivo della distribuzione dei dividendi e statisticamente da aprile in poi i mercati tendono a scontare quello che tecnicamente viene distribuito dal titolo. Quindi varrà anche per questa volta il famoso detto sell in May e go away. Quindi sono posizionato a ribasso più verso la scadenza di maggio e quindi non mi smuovo almeno per il momento da questa posizione perché tengo fede alle mie tecniche e non preferisco cambiarle. Ok, allora andiamo a vedere invece il mercato Sì. obbligazionario, dove naturalmente tu hai una lunga storia. Volevo chiederti innanzitutto se ti aspetti qualche sorpresa dell'S&P stasera per quanto concerne il rating sull'Italia. Allora, E sicuramente è scusami, e da tenere. soprattutto che impatto potrebbe avere tutto ciò sui rendimenti, perché sono in leggerissimo rialzo. Allora, sicuramente è importantissimo quello che stasera Standard & Poor's dirà dell'Italia. Fortunatamente abbiamo un grande garante per la nazione Italia che è Mario Draghi e che ha dimostrato comunque di saper difendersi, ma soprattutto di saper porre, come dire, rimedio a questa purtroppo annosa pandemia. Sicuramente sono in recupero gli interest rate, soprattutto il decennale a 0,78 e potrebbe scattare a rialzo, sicuramente andando a recuperare quella che è la resistenza di 0,95,1 tondo come punto percentuale sul decennale. Quello che purtroppo conferma questo movimento rialzista dei tassi è il fatto che i BTP di lunga scadenza sono scesi. Addirittura ci siamo ritrovati questa settimana un BTP del 2067 che ha sfiorato i 110 euro per contratto. Quindi purtroppo non ci sono buone nuove sul mercato obbligazionario e penso che nonostante l'indicazione di Standard & Poor's sia un po' più tranquilla e suave perché appunto, abbiamo avuto una stabilità di governo forte con Conte. Adesso con Draghi, nonostante magari buone aspettative di S&P per un recupero, purtroppo, pagheremo pegno, ma perché non c'è un vero sblocco reale, perché la promessa di Draghi era quella di arrivare a 500.000 dosi giornaliere, ci stiamo arrivando, ma purtroppo stiamo rallentando. Ci vorranno ancora 90-120 giorni affinché si possa attuare la cosiddetta immunità di gregge. Per ora ci teniamo il gregge. Sempre spiritoso, Sante, anche di venerdì pomeriggio. Intanto volevo chiederti allora, dopo tutto ciò che hai spiegato naturalmente, perché questo lieve rialzo dei rendimenti? C'è una spiegazione o semplicemente un movimento di mercato? No, c'è una spiegazione perché ovviamente tutto il lato azionario purtroppo sconterà in questi 2 mesi quella che è la parte della distribuzione dei dividendi e di contro i grandi operatori si coprono comprando tassi di interesse e comprando tutta la parte dei tassi di interesse, vendendo poi le obbligazioni e quindi creano una sorta di arbitraggio, ecco. Tenendo conto che ci sono una serie di futures che sono soprattutto forti sull'interbanking o sul mercato dell'OTC, ma soprattutto nell'overnight bancario, dove le banche, nonostante un tasso negativo confermato tra l'altro ieri dalla Lagarde, continuano ancora a trattenere i soldi con l'overnight. Sono operazioni di banca che ovviamente tendono a garantire quelli che sono i prime rate, l'interest rate, tutta la parte, tutta la parte che riguarda proprio il sistema bancario, il sistema del credito. Quindi io ritengo che i tassi di interesse nel brevissimo dovrebbero ancora salire un pochettino.
Ecco, questo è un punto interessante. Intanto segnalo che anche lo spread tra il BTP e Bund, il differenziale naturalmente tra il BTP e Bund, quota 103 punti base. Andiamo a vedere intanto velocemente anche l'euro-dollaro, perché Santi, dopo la conferenza stampa di Lagarde abbiamo visto una volatilità. Oggi però torniamo di nuovo allo stesso scenario, e cioè un dollaro debole e un euro più forte rispetto al dollaro, soprattutto in vista anche del futuro incontro della Fed settimana prossima, martedì e mercoledì naturalmente con conferenza stampa. Volevo capire da parte tua come bisogna posizionarsi a livello di mercato valutario, se naturalmente sei un trader intraday come tante persone che ci seguono. Allora, faccio una premessa: quando si trada nell'intraday, molto spesso si va contro anche la direzione primaria dell'end of day del mercato. In questo caso, soprattutto ieri, abbiamo riscontrato questo difetto. È all'indomani del discorso della Lagarde, ma anche perché il mercato dell'euro-dollaro sta iniziando a comprimere quelle che possono essere le probabili salite dell'euro a dispetto purtroppo del dollaro. Come tu sei esperta anche sul crude oil, stai notando che sia il crude oil che l'euro-dollaro salgono di pari passo. Quindi due indicazioni: il fatto che l'euro sarà, così come l'è stato nel decennio scorso, l'ago della bilancia, cioè andrà a coprire gli eventuali rischi dei mercati azionari, ed è per questo che continueremo ad avere un dollaro debole e un euro forte, soprattutto all'indomani della rottura della barriera resistenziale di 1,21-1,21,75. Questo, ripeto, può avvenire perché l'euro in questo momento è più forte del dollaro dal momento in cui è salito sopra 1,19, che era una resistenza forte e che è stato il supporto di quell'ultima salita della fine dell'anno scorso. Quindi un ritorno verso una fascia rialzista che, se dovesse essere confermata, potrebbe spingere l'euro, non nel breve, ma nel medio e lungo termine, addirittura a livelli di 1,26-1,2540. Ok, questo è un punto piuttosto importante. Vorrei naturalmente dedicare questi ultimi istanti a Wall Street, perché stiamo notando un rimbalzo molto fermo. Il Nasdaq addirittura guadagna quasi l'1%, il Dow 196 punti, l'S&P 500 più 0,96%. E proprio ieri, verso la chiusura dei mercati, in tarda serata in Italia, ma solo pomeriggio negli Stati Uniti, Bloomberg ha lanciato lo scoop che Biden vorrebbe aumentare le tasse per quanto concerne le plusvalenze. Però attenzione, non c'è bisogno di questo panic selling. Perché? Perché si tratta solo dello 0,32% della popolazione americana, quindi una percentuale piuttosto bassa, che guadagna più di 1 milione o 1 milione di dollari all'anno. Quindi, Sante, innanzitutto volevo capire se questa tassa dovesse passare al Senato, che è poco probabile, diciamoci la verità, perché c'è un Senato completamente spaccato tra repubblicani e democratici. Quindi, se questo dovesse passare, che impatto può avere sui mercati? Cambiano in qualche modo le tue posizioni, i tuoi piani, visto che comunque tantissimi investitori potrebbero ripensare e rimodulare soprattutto le loro posizioni? Allora, è un po' complicata la situazione. Sicuramente Biden non avrà da parte sua il governo, nel senso che c'è quella sottile linea di divisione che giustamente hai fatto notare tra repubblicani e democratici. Quindi sicuramente ci sarà ancora forza sui mercati dei capitali in dote a quello che era il vecchio governo Trump. Biden sta sfruttando al massimo, come dire, i comizi popolari per prendere e per accattivarsi il popolo. L'abbiamo visto anche nelle uscite degli ultimi 2 giorni, sia sulle tasse, sia su Floyd, sia sulle mascherine, sia sui vaccini. Quindi sta cercando di accattivarsi il popolo americano perché non ha effettivamente più del 51% di preferenze. Per quanto riguarda la tassazione, storicamente, nonostante l'aumento delle tasse, Wall Street ha reagito sempre bene, stranamente, ma forse perché in America, come un po' accade in tutto il mondo, ci sono delle free zone. Basti pensare a dove vive Biden, nel Delaware, e quindi già questo la dice tutta. Ma soprattutto anche a chi, come me, per esempio, deve acquistare azioni americane, compila il W-8 e quindi è, come dire, facilitato nel pagare le tasse nel proprio territorio, nella propria nazione. Quindi non penso che vada ad impattare molto questo, al di là di quella che è proprio la popolazione che può permettersi di pagare questo 39%. Fatta la legge, si trova l'inganno, un po' come è accaduto in Italia, però
però a differenza dell'Italia, insomma, Wall Street è Wall Street, quindi non subirà neanche un calo dei volumi. Ma comunque, purtroppo, ciclicamente, storicamente, questo è un periodo purtroppo negativo per i mercati azionari. Ripeto, voglio essere smentito, non sono un mago, però dopo aprile, che sarà completata la parte distributiva, Wall Street potrebbe subire qualche scricchiolio, anche in previsione del fatto che c'è una volatilità in accumulazione oggi. Se non superiamo i 34.000 punti di Dow Jones, siamo ancora in accumulazione sotto resistenza ed è un segnale pericoloso perché si creano dei poc di volumi di distribuzioni. Stessa cosa per il Nasdaq che rimane sotto i 14.000 punti, stessa cosa deve succedere invece all'S&P che sì, è positivo, è il più positivo, ma deve superare i 4.200 punti. Ok, quindi giusto per capirci, stai dicendo praticamente che ciò che abbiamo osservato sinora, ovvero un'economia debole a causa della pandemia e massimi storici dei mercati, potrebbe accadere al contrario, e cioè un'economia sempre più forte in rafforzamento, io parlo sempre degli Stati Uniti, è Sì. però Hai un possibile pullback dei listini USA. Ho capito bene o meno? capito bene perché l'economia è rappresentata dalla finanza e il credito. Il credito è l'impiego del denaro nelle imprese, tra la gente, mentre la finanza è l'impiego del denaro nel futuro, quindi nella progettualità. In questi anni è salita molto Wall Street, quindi la finanza, e adesso è il tempo di ritirare quei soldi e impiegarli invece nella economia reale, quindi nelle imprese, nella gente, anche perché resta comunque ben aperta l'incognita dell'inflazione. Quindi vuol dire che ci possono essere più impiegati, più lavoratori, ma con un valore del denaro, con uno stipendio che ha un potere di acquisto più basso. Ed ecco perché andranno impiegati più soldi nell'economia reale e tirati quindi fuori dai listini azionari. Questa è un'ipotesi abbastanza, come dire, frequente sui mercati azionari. Grazie mille, come sempre, a Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com. Buon weekend e alla prossima. Grazie a te Alexandra, buon weekend a tutti.